Ilaria, era importante ritornare a vincere dopo il passo falso della scorsa settimana e ci siete riuscite senza nessun problema. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto bene questa sera, eravamo concentrate, unite e ci siamo riprese insomma dopo l'ultimo piccolo scivolone che abbiamo avuto. Ovviamente questo è un campionato equilibrato per quanto riguarda la parte alta della classifica e con alcune squadre come Orfagna che però purtroppo sono costrette a stare dietro. Esatto, sì, ci sono le prime squadre della classifica che sono veramente valide e noi dobbiamo insomma stare sul pezzo e cercare di fare sempre meglio. Ecco, ultimo scampolo per te da titolare nel terzo set, un ritorno in prima squadra dopo qualche anno in cui avevi giocato con le squadre inferiori. Sì, esatto, per me è una grande soddisfazione essere ritornata in prima squadra e che la società mi abbia rivoluto insomma. E cercherò di fare del mio meglio per dare un contributo alla squadra. Allora, coach Mosca, 3 punti sono arrivati e quindi praticamente già un primo passo dopo la sconfitta della settimana scorsa è una cosa importante. Sì, esatto, i valori indubbiamente delle due squadre, quindi San Benedetto e appunto la squadra di oggi sono ben diversi, cioè San Benedetto è un'ottima squadra, io credo che la squadra di oggi giocherà per la salvezza. Sicuramente ottimo il riscatto, ancora dobbiamo sistemare parecchie cose, però indubbiamente i risultati ci danno ragione per adesso, ecco, per adesso. È stata questa una partita in cui sostanzialmente hai potuto far ruotare oltre il sestetto titolare anche altre ragazze? Sì, avrei potuto, non è che ho fatto grandissimi cambi, ho girato solo le centrali, ho girato soltanto le centrali e comunque è un cambio che utilizzo spesso, è quello di Ilaria che hai appena intervistato, di Ilaria che entra appunto e lascia libera Chiara, la nostra palleggiatrice che come avete visto è una che comunque sa attaccare molto molto bene, quindi sì, quello che facciamo normalmente è proprio per trovare una soluzione per le situazioni di gioco più complesse che poi si verranno a verificare durante la stagione. Ecco, oramai praticamente se n'è andata la quarta giornata del campionato, hai avuto l'opportunità di vedere diverse avversarie, che opinione ti sei fatta di questa stagione? Allora, ci manca ancora Castelfidardo e Monte San Giusto, che sono comunque due squadre che stanno a pari punti con noi e quindi sicuramente sono due squadre di livello. Credo che il campionato sia molto molto livellato, credo che Orfagna appunto è una squadra che... quella che forse fa più fatica, Cuscinetto, esatto, però credo che sia un campionato ben livellato e sicuramente sarà molto molto complicato raggiungere le prime posizioni, ma noi siamo qui e proveremo a essere protagonisti fino alla fine del campionato.